questa è Piazza De Cuffis, questo è l'inizio di Tor Sapienza. Marina è venuta? Sì, sì, è venuto anche a pranzo, ho portato anche il panettone sotto Natale. Da prima di quest'estate è in opera una sorta di furto di facciata, ho spolpato. Questa è la rampa d'accesso. È un carico pronto, penso anche di svariati chili. È una miniera a cielo aperto, invece che andare giù nel sottosuolo, si aggrediscono i palazzi abbandonati. Più semplice e meno rischioso. Questo è uno stabile praticamente mai terminato. Hanno occupato gli alloggi. So che sono intervenuti i vigili per una situazione igienico-sanitaria completamente fuori controllo. Voi vivete qua? Ci stanno rom, romeni, serbi, italiani. Purtroppo stiamo senza acqua, senza niente. Senza acqua? Il problema. Sì. Non ci abbiamo nemmeno la corrente. Non ci stanno i bagni, niente. Anche i bagni? Siamo proprio rovinati. C'è una busta. Ci stanno i topi? Così, grandi. È pura malattia. Guarda, guarda, guarda. A me mi ha mozzicato all'ospedale, sono andata, mi hanno dato i flebi. Dentro lo stabile bianco è presente il terzo campo rom di Tor Sapienza. Tre campi. Salviati uno, Salviati due e questo qui, che è nato da un anno e mezzo, successivamente all'insediamento del sindaco Ignazio Marino. Questo è un nuovo campo? Sì, siamo tutti dentro. Questa è la nuova stazione di Tor Sapienza, costata milioni di euro, e questo è lo stato della scala mobile per la terza volta defraudata da tutto, pannelli, tutti i cavi elettrici. Questo è il corrimano che sì, si sì, sono... Sì, sì, vengono rubate in continuazione queste. Ci scusiamo per il disagio. Ore 18 e 29 di sabato pomeriggio. Questo è Roma, del Giubileo. Ecco, c'è un rogo in diretta, stanno bruciando qualcosa, è un continuo. Noi abbiamo un'aria fetida, diossina, quante ne vogliamo, ce l'avete in diretta, se no si dice pure che si raccontano bucine. Legalità non esiste.